Veronica Pinto. Puoi venire qui, Floriana, e nella chiesa che tu mi prepari, puoi dire una parolina alla nostra amica Sabrina, e poi detto che facciamo tutti, pochi minuti a Sabrina, dai, perché l'insegnante, stiamo parlando della scuola, anche rispetto Sarò velocissima, grazie dell'invito. Vi volevo parlare velocemente del famoso PTOF, offerta formativa ed educativa della scuola, che è un atto che ogni scuola fa, ai sensi della legge, dove ci sono gli obiettivi educativi. Ecco, noi a scuola chiamiamo esperti esterni che periodicamente vengono a scuola. Ma gli obiettivi formativi innanzitutto sono gli insegnanti che riportano il termine. Nel mio piccolo io educo all'ambiente, educazione ambientale, educazione alimentare, educazione alla diversità. E penso che la migliore, diciamo, offerta è l'esempio. Per cui io sono un attivista ambientale. Vado personalmente a raccogliere, ho inventato il running, sono una raccoglitrice e quello che porto, quello che raccolgo, porto a scuola e faccio vedere, perché sostengo che la migliore offerta formativa sia l'esempio. E quindi, iniziando dagli insegnanti, dai collaboratori scolastici, dovrebbero dare l'esempio, ma ahimè, purtroppo non sempre è così. E noi a scuola facciamo la raccolta differenziata, però questa volta, mentre gli alunni rispettano le regole, molto spesso gli adulti non lo fanno. Per cui io esorto tutti a dare l'esempio, noi adulti dobbiamo dare l'esempio. Esempio, educazione alimentare, io faccio inizialmente, inizio anno, chiamo le famiglie ed esorto a controllare le merende, non a dare loro le merendine che fanno malissimo, ma anche pane d'oro, pane pomodoro, perché no? Quindi ritornare alle origini. Io lo faccio e esorto le famiglie a farlo. Portare a scuola non le merendine, ma frutta fresca, a bere acqua, anche del rubinetto, è meglio l'acqua del rubinetto in alcuni casi e non l'acqua delle bottiglie, che non sappiamo la provenienza. Grazie.